stato perfetto. Lì, segreto. Eroe nazionale. Non si molla, cazzo. Bitti, stiamo arrivando. Cosa succede? Cosa succede? Ma se poi andiamo a piedi, da qua scendi. Da qua. Andiamo giù. Guarda qua. Amsa, no, no, no. Se vuoi tirare una sboccata qua giù. Hai iniziato a togliere strati. So che stavo pensando a caldo. Che figata, giù. Scuola elementare. Bella. Se non trovi lavoro, è il lavoro che trova te. Beh, il lavoro di sicuro non verrà a cercarti, sei te che dovrai andare a cercartelo. E se non riesci a trovarlo, dovrei farti andrà a trovare. Glassone in Italia. Ah ragazzi, ah che giuro, so quello che volete ragazzi, che in questo paese vivete nel lusso, ma mi sa che sono stato in galera per 4 anni vecchio, e là non sanno come si mangia mozzarella, questa roba. Sono veramente nella fabbrica di Willy, sapete già. Questo qua era il posto che stavo sognando di più, ragazzi. Mamma mia, 100% italiano. Di cosa parliamo, ragazzi? 100% organico. Poi questo qua, oh, la rosa dei gusti. Guarda, sto champagne questo qua. Mamma mia. Coincidenze, ragazzi? Io non credo. Via Sardegna, via Veneto. Veneto da dove veniamo, Verona. Però per me la Sardegna mi ha vinto. A parte che, ragazzi, devo dire, qua no, non penso che sappiano che cos'è il razzismo. Mentre da dove veniamo, Veneto, Verona, soprattutto Verona, penso che siano i numeri uno dei più razzisti, ragazzi, d'Italia, perché ho visto di quelle cose, ragazzi, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Qua devo dire, ragazzi, trattamento VIP. O meglio dire, qua, se pensano di sapere cos'è il razzismo, guarda, devono andare a Verona a dare un'occhiata. Una bellezza assurda. Pure l'acqua, ragazzi, è bellissima qua in te. Come mai, ragazzi, sarò stato rinchiuso in prigione per troppo? Comunque, vi devo dire, prima eravamo al mercato, ho detto all'ultimo secondo incasso, ho detto devo prendere un'acqua a casa. Un litro di acqua San Gemini, equivalente al 40% del fabbisogno giornaliero di calcio, e apporta la stessa quantità di calcio di 2 bicchieri di latte o 2 vasetti di yogurt senza grassi, senza calorie, senza possibili intolleranze. Incredibile. Sono attratto dalle cose sane, dalle cose che mi fanno bene. No, senti. Mamma mia, ragazzi, che buono! Oh, no, non ci credo, ragazzi. Solo cose buone, però questa qua ci voleva proprio oggi. È qua. È quella che ti piace, ne? Lasciami vedere sta roba. Mamma mia, che bontà. Ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che mi ero preso le Puma. Come vi sembra? Mica male, eh? Spacca. Comunque la ferita di guerra questa fa ancora male. Però si va avanti, ragazzi, sapete già. Vediamo come va l'allenamento, ragazzi. Sentite che calma, ragazzi, giuro che questo è il posto più bello al mondo, ragazzi. Cioè, quando sei spensierato e stai solo giocando a calcio, fai quello che ti piace, non c'è nient'altro che ti può distrarre, ragazzi, la tua mente è veramente spensierata. Purtroppo il calcio c'è un sacco di alti e bassi, un sacco
È imprevedibile il calcio, ragazzi, è una cosa incredibile che ovunque io sia andato, qualsiasi parte, qualsiasi paese, c'è sempre qualcosa dietro di imperfetto, non è mai come te l'aspetti tu, magari da fuori l'apparenza davvero inganna e sembra tutto bello e questo e quant'altro, però è uno sport in cui purtroppo le cose non vanno esattamente come dovrebbero andare e la squadra magari c'ha un sacco di problemi, questo e quant'altro, è tutto nascosto sotto il tappeto ovviamente tantissime volte. Comunque l'importante è che siamo qua per cercare di giocarcela, avere più partite possibili nelle gambe. Abbiamo fatto una scelta che dovevamo per forza prendere perché dobbiamo per forza giocare, non possiamo permetterci di fermarci e poi d'estate non siamo pronti, quindi siamo qua per cercare di migliorare. E come ho detto l'ultima volta, quella è stata la mia prima partita in, ragazzi, tantissimo tempo, è stata la mia prima partita dopo l'operazione, quindi sono davvero contento di quella prestazione, anche se non è stata una delle migliori. Comunque ragazzi, domani ci giocheremo l'ultima partita, diciamo ultima perché se la perdiamo è davvero finita e quindi dobbiamo già lasciare, dobbiamo concludere questa avventura, quindi non la vogliamo concludere qua, faremo di tutto per portarcela a casa, liberiamo la mente, ci godiamo la Sardegna, il bel tempo, le nuvole e niente, ci godiamo ogni singolo istante. Buono. Grazie. Perché in Sardegna viva la Sardegna. Che fallito! Ehi, che fallito! Oh, sono morto! Oh, sono ah, ho rischiato stradata! 4-2 qua! Cosa sì, fa? Sì, oddio. No. Allora cosa? Ci siamo qua a fare? Che fallito! Cos'era quella roba? Che fallito! Yeah. No. Ma te che gioca? Come fai fra? È buona! Che buona, guarda! È buona! No, scusa, te l'ho abbonata! No! No! Che curvetta che ho fatto! Non mi posso salvare! È buona! Cazzo! وتحية
نجاحات بنور الحق والنصر.